Parafrasando la bella canzone che abbiamo ascoltato poco fa, ci sono parole importanti che pronuncerà Alessandra Mori con i suoi ospiti nella trasmissione che va a iniziare. A te la linea, Alessandra. Parole sincere, mi auguro, e molto rumorose. Questo è poco, ma sicuro. Avete sentito, hai sentito, Giulio Cesare, quanto è potente questo brano di Annalisa? Davvero rumoroso, picchia forte, batte forte, va dritto al tema della nostra puntata, che oggi ho il piacere di cominciare con due amici, due colleghi irriverenti, molto irriverenti ma molto competenti. Giuliano Zulin, GE Agency, torna con noi oggi. Giuliano, ciao. Ciao a tutti, ciao Alessandra. Ciao agli ascoltatori. E Buddy Fox, panino e listino, esperto di borse e mercati. Ciao Buddy. Buonasera, grazie per l'invito. E allora eccoci, oggi dovete accendere, dico dovete, se volete ovviamente, cari amiche e amici di Radio Libertà, perché abbiamo dei cartelli non elettorali, ma molto pop, sulla pop economia, e il 252 del digitale terrestre, quindi la TV, oppure scegliere il device che preferite, la pagina Facebook della radio, lo ripeto a beneficio di tutti, e oppure ancora il nostro sito radiolibertà.net, il canale YouTube, tutti, insomma tutti i device che preferite. E allora cominciamo oggi con una top 5, un hit parade. Cominci tu, Buddy, 5 temi, direi io, che abbiamo selezionato per 5 grandi e reali pop, molto pop, problemi. Cominciamo un po', sentiamo. Allora, diciamo che sono Perdonami, Buddy, perdonami, Giulio Cesare, ho dimenticato una cosa fondamentale che fa più rumore di tutte. Il nuovo numero, vuoi dirlo tu, il nuovo numero dove tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori possono contattarci? Certamente, Alessandra, il nuovo numero di WhatsApp è 340-670-9659 e funge anche da numero di SMS, anche se stanno un po' sono ormai passati nel dimenticatoio, ormai tutti usano WhatsApp, un po' come quando io e te, che abbiamo qualche annetto, usavamo il nostro amato Nokia e ormai invece ci sono gli smartphone. Parla per te, con gli annetti, parla per te, Giulio Cesare. Allora, cominciamo. Allora, Buddy, sentiamo un po' questa top 5, questa hit parade pop. Allora, per spiegarlo un attimo, brevemente, sono le 5 notizie, questa cosa che ci siamo inventati io e Giuliano, le 5 notizie della settimana che noi consideriamo più importanti e anche, per così dire, che hanno una certa efficacia sul mercato. Oggi noto che c'è l'assenza del professore, quindi... come quando mancava il professore, faremo un po' di rumore, no? Come dice la tua trasmissione, ma faremo più rumore ancora. Lo salutiamo, il nostro prof Gualtieri, che ci raggiungerà poi a breve. Soprattutto faccio un piccolo spoiler, parleremo di Bitcoin. Fortunatamente lui è assente, perché sennò potrebbe anche arrabbiarsi. Quindi vai, partiamo con la notizia numero 5. 5. Aspetta che ti metto gli occhiali, La numero 5. 5. Quinta in classifica abbiamo scelto materie prime e in particolare il cacao, però qui darei spazio all'esperto delle materie prime, che è il Giuliano, perché il cacao ha un prezzo che sta salendo tantissimo. Il cacao, non cacao meravigliao, Giuliano, non quello più, lì, di Arbore. No, è sempre più cacao meravigliao. Perché voce più alta, no, non ti sentiamo. Il vero oro nero, è diventato il vero oro nero del mercato. Siamo arrivati a 5.600-5.700 dollari a tonnellata, 100+130% in un anno. E questo perché tre posti del mondo, cioè Ghana, Costa d'Avorio e Nigeria, hanno avuto dei problemi con la produzione. Ma la domanda di cacao e di cioccolato è sempre più incredibile e forte, soprattutto anche dalla Cina, e quindi cosa succede? Che il prezzo vola, e è la materia prima che è cresciuta di più nell'ultimo anno, è il cacao, quindi occhio all'uovo di cioccolata, perché potrebbe riservare brutte sorprese. E anche i costi dell'uovo di cioccolata. E certo, brutte sorprese nel portafoglio, ovviamente, perché la sorpresa sarà amara, se vogliamo andare avanti con i giochi di parole, però poi ci stupiamo. Andiamo con la notizia numero 4, Buddy. Alla numero 4 ci mettiamo il Bitcoin, che oggi fa più, e il professore qua mi perdonerà, oggi fa più 11%, siamo a 57.000 dollari per Bitcoin. Record dal 2021.
record. Esatto. Okay. E poco fa ho sentito un'intervista a Scaramucci, che è un gestore di fondo americano famoso perché da anni sta puntando sul Bitcoin, e ovviamente con il Bitcoin che sale si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, dicendo che, e qui mi scuserà Giuliano, Damon, il banchiere di JP Morgan, deve studiare un po' di più, perché come il professor Gualtieri, Damon era molto scettico sul Bitcoin. Invece il Bitcoin continua a salire, sale in particolare per l'approvazione dell'ETF che è stata fatta in America a inizio gennaio, questa cosa che ormai è conosciuta da tutti e quindi sta diventando pop popolare anche il Bitcoin per tutte le tasche, ma anche perché ad aprile c'è questa operazione di halving, che detto in parole semplici vuol dire che praticamente il numero di Bitcoin sul mercato a aprile sarà dimezzato, quindi minore offerta, maggiore domanda, il prezzo sale. Però questo Scaramucci, oltre a togliersi i sassolini dalle scarpe, oltre a far scaramucce, esatto, sì, oltre a, bravissima, a fare scaramucce, ha lanciato una cosiddetta bomba, nel senso che ha detto che il Bitcoin potrebbe essere come asset il nuovo oro. Già, Alessandra, ti avviso, sentirai nei prossimi anni i gestori dire: ma sai, quasi quasi compro per diversificare un po' di Bitcoin, perché l'oro era la diversificazione, il bene rifugio della old economy, il Bitcoin è il bene rifugio della new economy. E su quest'onda Scaramucci mette delle cifre, dice che l'oro in questo momento è un asset che vale 16 trilioni di dollari. Hola. Il Bitcoin ha superato i un trilione, ho capito bene, sì. Un trilione. Mille miliardi. Sì. Mille miliardi, l'oro invece 16 mila miliardi. Secondo Scaramucci, il Bitcoin dovrebbe valere almeno la metà dell'oro, quindi moltiplicarsi per 8. Quindi scusatemi se ho capito bene, il cacao, come diceva Giuliano, è l'oro nero delle nostre papille gustative, no Giuliano? E il Bitcoin sono accomunati perché è l'oro nero, mi dici tu, Buddy, dei mercati. No, è l'oro del futuro. È l'oro del futuro, praticamente della new economy, quindi... A proposito notiziona. Di oro del futuro, c'è cioè la numero 3, che è... La numero 3, il titolo che è più amato dagli speculatori in questo momento è Nvidia, che fa il gioco. Non Nvidia sociale, non quella che ci portano a noi, un cornetto, qui io ce l'ho sempre. Ma anche dell'Nvidia sociale, nel senso che chi non l'ha comprata è invidioso di chi invece l'ha comprato quando il titolo era a $100, cioè ovvero gennaio 2023. Ieri, l'altro ieri, siamo arrivati a $800. Nvidia è la numero uno dei chip per l'intelligenza artificiale. Buddy però ne sa di più. Allora, il Wang, che è il CEO della società, per così dire, elettrizzato, riempito di euforia tutti gli investitori del mondo, perché ha detto che siamo solo all'inizio di questo processo di intelligenza artificiale. Allora si sono tutti scatenati a comprare. Tanto che le banche d'affari hanno iniziato a lanciare i loro proclami, i loro nuovi target di prezzo, e sono le classiche frasi, sai, quando negli Stati Uniti ti arrestano, fortunatamente non è mai successo. A me non ci arresta nessuno, eh? No, però ti dicono tutto quello che dirai sarà usato contro di te. Allora, bisogna stare attenti alle cose che dicono le varie Goldman Sachs, perché oggi c'è l'euforia e tutti comprano. Domani, quando questa euforia sarà finita, i titoli crolleranno, queste frasi storiche verranno ricordate. La principale è stata quella appunto di Goldman Sachs, che ha detto: Nvidia è il titolo più importante del pianeta Terra. Cioè, wow. Goldman Sachs addirittura si è pronunciato. Io però vorrei dire questo, che su Goldman Sachs nel 2000, qualcuno magari lo ricorda, aveva detto che all'epoca Tiscali era €1200 e aveva pronosticato che sarebbe andata a €2000. Diciamo che Tiscali ha perso oggi il 99,9% e i 2000 non li ha mai visti nemmeno in cartolina. Però le previsioni sono fatte per essere smentite, ma a volte anche per essere, come dire, centrate. Aggiungo una cosa da tecnico. Un conto, bisogna stare attenti a fare la differenza tra
euforia ed eccesso e bolla, perché la bolla è proprio euforia, quando... Euforia, eccesso e bolla. Vai sì. Sulla prima. La bolla euforia. Quando scoppia... Come siamo noi oggi, euforici, così, vai. Esatto. La bolla quando scoppia è tipo quando un titolo come Tiscali vola a prezzi fuori dal, sì. Da ogni, dal comune, da ogni razionalità, e poi, come ha detto giustamente Giuliano, crolla del 99%. Euforia ed eccesso è quando invece si va in un momento di super impennata, però c'è della sostanza, perché Nvidia gli utili li fa, prima di tutto. Seconda cosa, certo. L'intelligenza artificiale è il futuro. C'è da notare un particolare, cioè che in 10 anni il titolo Nvidia è salito del 14.000%. Mettersi a comprare proprio adesso mi sembra quantomeno un azzardo. Invece quindi, sai attenzione, che non azzardate, attenzione, Giuliano. Ma invece sai chi è che compra? Chi compra? La domanda numero due, l'antica numero Babbi, due. Siamo al già la numero due è, siamo quasi arrivati. Qua si vola. Oh. È il tema della settimana, BTP cioè? Valore. BTP valore, sì, l'abbiamo sentito un po' tutti. Ci chiarisci bene bene di questo BTP valore? Vi dico questo, che proprio mentre stiamo parlando siamo arrivati a 10 miliardi di sottoscrizione di domanda in neanche 2 giorni, perché manca ancora 1 ora e mezza più o meno alla chiusura, 1 ora alla chiusura delle richieste. Siamo a 10 miliardi, 6 ieri e quasi 4 oggi. E questo è un tema molto pop, Baldi, spiegaci bene BTP valore. Allora, BTP valore, la cosa più importante del BTP valore nelle caratteristiche, oltre al rendimento, che può essere, può piacere o non può piacere, che è intorno al 3,70 spalmato nei 6 anni, la caratteristica più importante è che c'è un bonus alla fine dello 0,7 che viene ritirato solo se tu mantieni dalla sottoscrizione, cioè questa settimana, alla scadenza del titolo l'obbligazione. Nel 2030. Esatto, quindi temo di aver bisogno. Allora. Esatto, temo di aver bisogno di questi soldi nei 6 anni? Non fa per te, perché primo, il BTP quando entra in corso ha delle oscillazioni, quindi io lo compro a un prezzo, però magari quando ho bisogno dei soldi è un prezzo inferiore di quando l'ho sottoscritto. E seconda cosa, non prendo il bonus, perché se decido di vendere il bonus non lo prendo, allora tanto vale comprare un titolo di Stato che è già in corso ora sul mercato, che magari dà un rendimento maggiore al momento. Premetto che il governo fa bene a fare queste sottoscrizioni, a emettere questi titoli di Stato, anche perché il debito è alto, ecco, e bisogna sostenerlo. Il debito, noi parliamo. E qui sempre il professore aleggia sempre su di noi. Va bene lo governo, però lo Stato però. Allora io porterei un'immagine, che è quella di quando gli Stati Uniti hanno fatto la guerra in Vietnam, c'era lo zio Sam che diceva I want you, cioè faceva campagna di arruolamento. In questi casi bisognerebbe mettere l'immagine di Giorgetti, I want you, nel senso ho bisogno dei tuoi risparmi, che però verrà dato un rendimento ai tuoi risparmi, perché dobbiamo fare la battaglia contro il debito e per sostenere la crescita. Perché come ho detto più volte qui, difficilmente ci sarà la recessione, però bisogna sostenere la crescita, quindi incamerare risparmi per fare investimenti, e soprattutto bisogna sostenere il debito, perché ricordo una cosa, che noi abbiamo un livello di rating, che è molto importante, sempre a rischio, perché se Moody's e le società di rating fanno le cattive e ci bocciano, poi i titoli di Stato iniziano ad andare in panico. Allora la gente che ha sottoscritto con fiducia, pensando di arrivo al 2030, sto sicuro, deve sapere che ci sono 6 anni davanti. E in 6 anni è come andare per mare. Vado per mare, il tempo sarà sempre bello o ci sarà una tempesta? E quindi bisogna stare attenti e ragionare prima di farlo. C'è tempo fino a venerdì. C'è tempo. Non solo non c'è la recessione, ma forse siamo anche nella disinflazione, però ne parliamo tra poco. La prima, zio Sam e Giuliano Zulini, che volevi dire, zio Sam e Giuliano Zulini? No, la notizia Zulini. Numero uno, io aspetto la notizia numero uno. Allora, siamo alla top, proprio la prima notizia, ovvero... La notizia numero uno è eclatante, perché va a fare concorrenza ai titoli di Stato, cioè le borse, che sono sui massimi assoluti,
anche con alcuni paesi che sono in recessione, tipo Giappone, entrato in recessione la scorsa settimana, ai top storici dal 1989, la Germania in recessione, notizia delle scorse settimane, il DAX, l'indice tedesco, ai top storici, per non parlare del Nasdaq e di tutta Wall Street, e persino Piazza Affari, che non è sui top storici, però corre. Quindi investo in però borsa... L'Italia non è recessione, l'Italia. E l'Italia, esatto. Non è recessione, è disinflazione, giusto? Sì. No, sai cosa? Che parafrasando quello che dice Buddy... Sì. Praticamente si vede che se un paese è in recessione ma segnala un record storico della borsa, vuol dire che la forbice tra economia reale e finanza si allarga sempre di più. Si allarga. E per usare un proverbio che conosciamo un po' tutti, il convento è povero, ma cioè noi, ma i frati sono ricchi, ovvero i signori della borsa. E questo deve far capire che quando a volte sentiamo in televisione un giro dire quello ha fatto record in borsa, per dire Nikkei, cioè Tokyo o Francoforte, non vuol dire che l'economia di pari passo vada bene, perché ormai la forbice si sta allargando sempre di più. Oh, la forbice si allarga, ma voi cosa ne dite della BCE, del casa BCE? Cosa succede? Perché, Buddy, ricorderai, giorni fa ci siamo lasciati parlando del governatore, addirittura di Banca Italia, Panetta, che diceva attenzione cara BCE, vacci piano, perché non solo, come dici tu, non siamo in recessione, ma siamo quasi in disinflazione, e allora forse anche i salari, anche gli stipendi si possono alzare, e forse voi, cara BCE, cara Madame, potete anche sforbiciare. Ma la Madame non ha intenzione di sforbiciare, perché ha detto proprio ieri in plenaria, ha detto così, noi dobbiamo aspettare dati certi. Cosa significa? Traduceteci un po' questa dichiarazione. Perché ancora c'è questo attendismo sul taglio dei tassi? Comincio io? Sì. Ma sì, dai. Allora, come hai detto tu, giustamente, ieri la Lagarde ha parlato e ha fatto intendere proprio questo. Ha aggiunto un particolare, tentando a mio avviso un po' di bleffare sulla situazione, perché ha detto l'economia si sta riprendendo, che nel messaggio tecnico degli operatori vuol dire se l'economia si sta riprendendo perché devo tagliare i tassi, perché la politica e anche Panetta ha fatto capire invece che stai rischiando con i tassi alti perché qua l'Europa, l'Italia, la Germania è già in recessione, tutti gli altri paesi appunto rischiano di seguire a ruota i tedeschi. Esatto. Dal mio punto di vista, da un lato la Lagarde fa bene, perché siamo entrati in un'era di inflazione che rimarrà sostenuta, e l'ha detto anche Draghi, che piace tanto al professor Gualtieri. Esatto. ha detto anche un'altra cosa, ci vogliono a grandi cambiamenti, seguono sempre grandi investimenti. Anche qui volevo sapere un vostro parere. Quindi vuol dire grandi debiti ulteriori. Cioè Draghi è quel signore... Cioè vuole farci indebitare ancora un altro po', Giuliano? Ovviamente, no, perché Draghi poi è il teorizzatore del debito buono e del debito cattivo. No? Però a casa mia il debito è sempre un debito, no? Poi certo, se io lo uso, per esempio, Giorgetti prima ne parlava Buddy, con questi 10, poi magari diventeranno 20 miliardi a fine settimana di BTP valore, che è debito, se io li uso per fare un'ipotesi, per il reddito di cittadinanza, cosa che adesso non succede più perché è stato ridotto, allora vuol dire che li butto. Esatto. Se invece li uso, che ne so, per fare scuole nuove o per tagliare l'età o incentivare la produttività, chiaramente in teoria è un debito buono. Certo è che è sempre un debito, e che ha un costo, un debito, perché lo vediamo tutti noi che magari abbiamo un prestito o un mutuo, sul quale paghiamo gli interessi, e anche l'Italia chiaramente paga degli interessi sul debito che ha. Soldi che, avendo un debito di 2.800 miliardi, chiaramente ti impedisce di varare manovre di espansione. Fare un nuovo debito, però, e qua devo dire per una volta che ha ragione Madame Lagarde. Ha ragione Madame Lagarde, ho capito bene. Sì, potrebbe essere. Spiegami bene. È la chiave di salvezza dell'Italia, nel senso che.
Sì, anche Madame Lagarde dice come Draghi che bisogna aumentare il debito per la transizione digitale ed energetica, no? Siccome l'Italia non ce la farebbe mai da sola e neanche a livello finanziario privato c'è questa grande volontà di investire in questo, diciamo, nuovo mondo per accorciare le distanze con Stati Uniti e Cina, serve un mercato comune dei capitali per emettere nuovo debito, che però stavolta sarebbe della UE il debito, quindi non sarebbe più dell'Italia. E per cui, come dire, compriamo ancora tempo e l'Italia per una volta non sarà più brutto natroccolo sorvegliato speciale. Prima Badi parlava delle agenzie di rating, che secondo me noi saremo blindati a vita se parte questo progetto di Eurobond, di debiti comuni europei. Perché blindati a vita, quindi saremo anche oggetto di invidia. Sì, esatto, perché poi i tedeschi ci odieranno perché diranno guarda quelli là sono pieni di debito in più, facciamo altro debito ancora per gli italiani, però ragazzi questo è il prezzo da pagare se volete alla UE, volete l'Italia dentro, noi siamo questi, fine. Beh, ma non c'è altra via, non c'è una terza via, ce lo spiega sempre anche il professor Gualtieri, non possiamo No, c'è una fuori. Terza via, c'è una terza Qual è? Via. No, terzo no, mandato? No, terzo mandato... a proposito, c'entra col terzo mandato, nel senso Pensiamo che un po', lo vedi? Lo se vedi? Se noi adottassimo praticamente un approccio di autonomia vera, quindi un attento controllo delle spese, una responsabilizzazione della spesa pubblica, allora vedi che ti saltano fuori tanti bei denari per tagliare le tasse e anche magari per lentamente ridurre il debito pubblico. Tu mi dici, fine. Giuliano, ma la Madame Lagarde stavolta fa bene, Badi ci spiega cosa c'è dietro, ma non è che c'è qualcosa dietro che per esempio anche il posticino che traballa di Madame Lagarde, perché sappiamo che cosa, ci sono dei rumors in tal senso. E poi ho letto una notizietta molto pepata, cioè la BCE avrebbe dei conti in rosso, ti risulta, è così? Si è perso 1,3 miliardi, adesso non so se Badi sia rimasto elettrizzato dal bilancio. Sì, e Badi è rimasto frizzato, elettrizzato, ha avuto proprio sì, un colpo ho visto di invidia, non so, 1,3. Giuliano, è così? È politicamente, come politica monetaria, sta perdendo la BCE, è rosso? No, Badi poi spiegherà bene, se perdi 1,3 miliardi perché chiaramente hai tassi alti e compri titoli di Stato che rendono meno, quindi hai praticamente un minus in bilancio, però tanto i soldi della BCE, diciamo alla fin fondo, sono creati ad hoc, cioè quando Draghi inventava Varol quantitative easing, cioè ovvero creare euro dal nulla, che la BCE sia in rosso, in attivo, è un problema che non esiste, perché tanto li crea lei gli euro, quindi non è un problema. Secondo me la Lagarde, vi do questa bomba, potrebbe essere il nuovo presidente della Commissione Europea. Nuovo presidente della Commissione Europea, è una notizia che tu sai attraverso i tuoi ganci, oppure è una tua previsione non in borsa ma di politica monetaria? C'è un discorso intanto che bisogna mettersi d'accordo a livello poi europeo, a livello parlamentare, che chissà come andranno le elezioni. Von der Leyen, diciamo che non è che abbia brillato questa gestione, perché è andata avanti verso la transizione sbagliando completamente tempi e costi per poi adesso provare a fare una retromarcia in vista delle elezioni e chissà, E poi c'è tutta anche la gestione del Covid, che diciamo che la gestione di questa Commissione Europea non è stata delle migliori. Credo che alla fine adesso l'abbiano candidata proprio per fare anche un po' di tattica e strategia, ma sia Mario Draghi che io lo vedo come presidente del Consiglio Europeo, essendo un ex premier, quando Michel anche Draghi, poi lascerà, diciamo. Sì, e poi lascerà definitivamente la carica a Michel, come ha detto, dopo l'estate, e quindi Draghi è candidato a quello. E Lagarde è troppo una politica, è stata anche ministro di un governo di Sarkozy, cioè fa troppi discorsi politici, secondo me, per essere soltanto una presidente della BCE. Allora, poiché Badi sei rimasto frizzato da un colpo di invidia? No, volevo fare un... Siamo quasi per chiudere, sei d'accordo con queste previsioni di Giuliano? Ci ha dato due notizie, non so se previsioni, sentiamo un po'.
Dice. Vabbè, Giuliano sulla politica economica è un fuoriclasse, quindi lascio tutto a quello che dice lui. Io volevo solo fare un ricordo. Dico che il nostro professor Gualtieri ci sta osservando dall'Olimpo degli economisti. Attenzione a quello che dite. Chissà che voto potrebbe ci essere usato, come dicono in America, sì, contro di voi. Ecco, io ho più paura delle, meno paura delle pagelle di Moody's e più paura delle pagelle del professore Gualtieri. Comunque, a parte questo, una memoria storica, perché diamo merito agli italiani, gli Eurobond li aveva, per così dire, ideati ancora Giulio Tremonti, non so se 20 anni fa. Quindi già 20 anni fa aveva fatto questa proposta Giulio Tremonti e adesso finalmente si realizza, quindi sarà soddisfatto di questo. Allora, io adesso devo stoppare purtroppo, perché vedete come vola il tempo quando siamo pop, vola, vola, vola e arriviamo, andiamo subito in PAC. Giuliano, ti ricordi i PAX? Chi erano i PAX? Ti li ricordi? Correva l'anno, PAX, le coppie? Cos'era? 2006-2007, governo, sì, Prodi? Sì, giù, un po' anche po' prima, ecco. Coppie di fatto che potevano essere riconosciute legalmente. Ecco. No. Invece poi adesso c'è la PAC. C'è la PAC adesso con i trattori. E adesso c'è la PAC e noi parliamo di PAC tra pochissimo con Gianmarco Centinaio e Graziella Giangiulio che è già collegata. Quindi vi devo lasciare con mio davvero grandissimo dispiacere, ma tutte queste previsioni che voi avete fatto con invidia, noi ce le sapremo ridire qui, mi raccomando, sì, quindi a brevissimo. Ciao, grazie. A tutti. Grazie. Va bene? Alessandra. Ciao, arrivederci. Ciao. Grazie. Ciao. Alessandra. Ciao. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te, 340-6709-659, 340-6709-659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Rumore. Seconda parte di Pop Economia, Pop Rumore, ridiamo la linea ad Alessandra Mori. Cara Alessandra, siamo già collegati con i prossimi due ospiti. Arriviamo subitissimo, voliamo pop. Allora, prima di tutto, Graziella Giangiulio è già collegata da un po', quindi la saluto subito, condirettrice di AGC News, Agenzia Geopolitica ed Economica. Grazie Graziella di esserci di nuovo. Buonasera a tutte e a tutti, grazie a voi di questo invito. E abbiamo collegato, io credo, in voce al telefono il senatore Gianmarco Centinaio, responsabile Dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. C'è senatore con noi? Buongiorno, sì, ci sono, grazie dell'invito. Buon pomeriggio a lei. Allora, prima di tutto ci tengo molto ad esprimere la mia solidarietà e tutta la nostra vicinanza perché lei nei giorni scorsi, ho letto, è stato oggetto di un vile attacco, cioè un proiettile è stato recapitato nella sua abitazione. Quindi noi volevamo davvero, ci teniamo molto ad esprimerle tutta la nostra solidarietà. Grazie mille, grazie a voi. E come immaginerete non è il massimo della vita, ecco, ricevere cose così a casa, però si va avanti e si deve pensarci il meno possibile e pensare che quello che si sta facendo poi alla fine è per il bene dei cittadini e soprattutto io continuo a pensare che essendo una persona che si confronta molto spesso con chi mi ferma per strada, non serve mandarmi le cose a casa, basta fermarmi per strada e dirmi che magari la si pensa in un modo diverso da me. Ecco l'invito che faccio a tutti. Certo. Parlare in modo democratico, poi ci si confronta, ci si può anche scontrare, non ci sono problemi assolutamente, nessuno dice che bisogna sempre andare d'accordo, però ecco, in modo democratico, senza fare i bigliacchi.
parlare frontalmente, vis-à-vis, giusto, esatto. E allora, senatore Centinaio, con la franchezza che la caratterizza, lei sempre parla a viso aperto di tutti i temi, ieri a Bruxelles c'è stata la guerriglia urbana, io ci tengo molto al tema degli agricoltori, ci torniamo sempre qui, e ho visto che lei si è anche collegato con l'assemblea di Confagricoltura, ieri c'è stato appunto, diciamo, più di 1000 trattori e poi uova, letame, insomma, davvero un gran caos, per non dire casino, c'è stata, ripeto, l'assemblea anche di Confagricoltura, ha parlato anche la Coldiretti, le maggiori associazioni, e ci sono i temi, e parliamoci chiaro, è una sommossa anti-UE, anti-PAC, anti-Green Deal. Ieri però il commissario ha aperto ad altre concessioni, i problemi sono sempre gli stessi, i costi esagerati, i prezzi che sono su di giri. Come è andata ieri questa giornata? Cerchiamo di fare un po' una sintesi, vediamo se sono arrivati determinati ad alcuni temi, insomma, se ci sono state alcune risposte. Che ne pensa lei? Ma allora, io premetto che le immagini che abbiamo visto potrebbero far passare gli agricoltori dalla parte del torto, perché poi alla fine uova, violenza, letame sulle porte dell'ordine lascia sempre un po' basiti chi il mondo agricolo non lo conosce, ma chi invece, e chi come me, ne abbiamo parlato proprio qualche secondo fa, pensa che il confronto e lo scontro devono essere fatti in modo democratico. Io di tutta quella situazione quello che salvo sono i momenti di confronto dove l'agricoltura fatta da imprenditori agricoli propone, fa richieste, presenta documenti alla politica chiedendo che la situazione venga risolta. Ha detto giusto il fatto che in questo momento l'attenzione è rivolta sull'Europa, perché in questi 5 anni l'Europa ha fatto ambientalismo da salotto, pensando di cambiare il destino del mondo, puntando il dito su una sostenibilità ambientale che di sostenibile purtroppo non ha niente, cioè io continuo a pensare che la sostenibilità ambientale la puoi fare se a quella gli aggiungi la sostenibilità economica e sociale. Non posso chiedere a un agricoltore di non coltivare e non aiutarlo. Non posso chiedere a un agricoltore di non utilizzare dei fitofarmaci e non dargli delle alternative. O soprattutto contemporaneamente permettere a chi quei fitofarmaci li usa fuori dall'Europa di poter importare gli stessi prodotti in Europa. E quindi è logico che poi chi vive la campagna tutti i giorni e viene accusato di essere il più grosso inquinatore d'Europa, poi dopo un po' si arrabbia. Ripeto, la violenza assolutamente mai, però la protesta in questo momento sì. E dico di più, e mi taccio. Sì. Chi pensava che dopo settimana scorsa, dopo 2 settimane fa, si pensava che gli agricoltori fossero tornati a casa soddisfatti, vuol dire che l'agricoltore è rimasto deluso, vero? È così. Certo, ma proprio no, perché non la conosce, perché non ho visto un agricoltore soddisfatto nei giorni scorsi, mi aspettavo una situazione del genere. Ecco, come le dicevo, qui oggi doveva esserci anche il presidente della Confagricoltura Massimiliano Gianzanti, sarà qui a breve, e ieri è stato presentato, faccio un esempio, quello della Confagricoltura, un documento per un cambio di passo. Si chiede una reciprocità delle regole e degli accordi commerciali. Ma ora, senatore, il punto è questo. Come giustamente ha detto lei, le motivazioni erano le stesse del 1 febbraio. Gli agricoltori sono tornati più arrabbiati di prima e quindi il problema esiste ancora e resiste. A giugno ci sono le europee e gli agricoltori chiedono questo cambio di passo. Ce la faremo? Tutti ovviamente cercano di fare qualcosa perché ci sono le elezioni. Ce la faremo a giugno a dare una svolta a tutto questo? Ma io premesso che io ho sempre detto che la questione agricola, mi sono sempre raccomandato che la questione agricola rimanesse fuori dalla campagna elettorale delle europee, ma per un motivo, perché poi diventa tematica di scontro tra i vari partiti e poi dal 10 di giugno poi se la dimenticano tutti. L'auspicio invece qual è? Che ci sia un cambio di passo, che ci sia un cambio ai vertici dell'Europa e che non venga riproposto quello che dicevo prima, l'ambientalismo da salotto e soprattutto non venga riproposta una Commissione europea che... La Presidente von der Leyen, io ricordo sempre una cosa, quando è diventata Presidente
dalla Commissione europea, la Presidente von der Leyen la parola agricoltura non l'ha nominata mai neanche una volta nel suo primo discorso al Parlamento europeo. Ecco, mi piacerebbe avere qualcuno che l'agricoltore la conosce e soprattutto che con gli agricoltori ci parla. Se noi dobbiamo avere un commissario europeo che è vittima di tutte quelle teorie strampalate che abbiamo visto in questi 5 anni, dall'etichettatura semaforo fino ad arrivare agli accordi con i paesi extraeuropei senza tutelare invece l'agricoltura europea, va a finire che non ce la capiamo più. Io ho ascoltato molto attentamente la convention di Confagricoltura e ti ringrazio, ecco, perché come sempre è molto... Cosa le è emerso da questa convention? Ma è emerso sicuramente una concretezza delle richieste. Quando si parla di reciprocità con i paesi extraeuropei, assolutamente, ma anche una revisione della PAC. Quando si parla di una... anche in questo caso, io continuo a ricordare a tutti che nel 2018, quando si è cominciato a parlare della PAC, che è attualmente in vigore nel 2018, c'erano solamente 2 persone che dicevano state attenti, Gianmarco Centinaio e Massimiliano Giansanti. E c'era chi, i nostri interlocutori sorridevano, pensando che fossimo due che arrivavano da Marte. Oggi, ecco, invece, quelli che sorridevano, oggi quelli che sorridevano non ci dicono che avevamo ragione, ci dicono la PAC è totalmente da rivedere. Ma 5 anni fa, 6 anni fa, quando noi lo dicevamo, questi ridevano. Ecco, una cosa, e voglio coinvolgere anche Graziella Giangiulio, collega di AGC News, agenzia che sta davvero seguendo molto i colpi e contraccolpi a livello anche proprio europeo, non solo italiano, perché l'anti-PAC e tutto questo è un problema davvero europeo, non solo coinvolge noi. Ciò che preoccupa gli agricoltori è l'aumento di materie prime per quanto riguarda noi, da paesi che hanno standard produttivi inferiori a quella della UE. Tu, Graziella, mi dicevi qualcosa sul grano ucraino, vuoi aggiungere e rimandiamo questo quesito al senatore? Sì, diciamo che abbiamo visto gli agricoltori polacchi rovesciare i confini con l'Ucraina e il grano, perché chiaramente il loro mercato è invaso da questo grano che, appunto, come spiegava perfettamente il senatore, non deve sottostare a nessun regolamento comunitario. Infatti la Commissione europea ha invitato Kiev, che però suona come ha invitato, non vuol dire niente, ad assumere una posizione degli agricoltori europei e iniziare a esportare il grano ucraino verso paesi terzi. Il problema è che il grano ucraino verso paesi terzi non può andare, perché se non so se se lo ricorda la Commissione, ma c'è una guerra in corso per cui le navi dall'Ucraina non riescono più come prima a uscire fuori, perché poi prima il grano veniva molto circuitato attraverso la Russia verso poi paesi che ne richiedevano, appunto, vedi Africa per esempio, vedi Canada e vedi altri paesi. Adesso invece rimane in Europa e questo crea per gli agricoltori europei, soprattutto per quelli confinanti con l'Ucraina, una grandissima crisi economica. In merito a quello che diceva sull'Unione Europea, nominiamolo commissario al senatore, perché non solo la von der Leyen non ha mai nominato l'agricoltura, ma a quanto pare la Germania era ben contenta di mandarla via, perché non la sopportava più nessuno, nemmeno in Germania, per i danni che aveva causato, e poi non ne ha indovinate una. Ma proprio non è riuscita a indovinarne una. Infatti ci troviamo con un debito dell'Unione Europea e con un bilancio speso già fino alla programmazione del 2027. Io non so che cosa vogliamo fare, ecco. E quindi il rischio è che queste proteste degli agricoltori continueranno anche dopo la elezione europea, perché il problema in 6 mesi... Ma anche perché non si fa in tempo a cambiare le regole della PAC, proprio a livello proprio temporale. Ecco, senatore Centinaio, lei è nuovo commissario, l'abbiamo nominata noi, è contento? Se la sente? Ma io continuo, no, io assolutamente, io continuo a pensare che l'Europa così com'è e soprattutto così come sta lavorando nella direzione che sta andando non abbia veramente capito niente dell'agricoltura europea, e non dico dell'agricoltura italiana, perché alcuni dicono l'Italia fa ragionamenti solamente per il proprio territorio. Io penso all'agricoltura europea, perché quando fino a poco tempo fa noi parlavamo solo di Made in Italy, non ci rendevamo conto
forse perché guardavamo in calzoli in casa nostra non ci rendevamo conto che in crisi è tutta l'agricoltura europea, dagli spagnoli fino ad arrivare ai polacchi, passando per gli italiani, i francesi, eccetera. E questo è un problema grosso che l'Europa non ha ancora capito una cosa, che se abbiamo un'agricoltura diversa da Bolzano a Lampedusa, non possiamo pensare che da Stoccolma a Palermo ci sia la stessa agricoltura. Quindi i territori sono importanti, ogni territorio fa la differenza, questo mi sta dicendo, no? Assolutamente sì, i territori fanno la differenza. Le quindi il Made in Italy bisogna anche saperlo un po' interpretare, altrimenti diventa semplicemente uno slogan, non è così, senatore? Sono totalmente d'accordo, sono totalmente d'accordo. Il Made in Italy, ma il Made in Francia, il Made in Spagna, come il Made in qualsiasi altro paese europeo, deve essere tutelato, cosa che in questo momento non si sta facendo. Si sta dando retta più alla parte trade, diciamo, in Europa e quindi ai paesi tipo l'Olanda, tipo il Belgio e in parte anche la Germania, senza considerare l'agricoltura. Guardate, faccio un esempio banale. Sul riso, nel 2018, quando io ero ministro e avevamo messo la clausola di salvaguardia sul riso che arrivava dalla Cambogia e dalla Birmania, perché? Perché non rispettava gli standard sanitari, ma soprattutto di tutela del lavoro. In Cambogia e Birmania utilizzano gli schiavi bambini per raccogliere il riso. Benissimo, in Europa non siamo riusciti neanche a far passare totalmente quella clausola di salvaguardia, perché l'Europa ha dovuto mettere ulteriori cavilli burocratici. Fatto sta che poi alla fine la Cambogia e la Birmania nei cavilli burocratici hanno trovato gli spunti per poter ugualmente importare in Europa, esportare in Europa. Noi non riusciamo a obbligare gli altri paesi a produrre come vogliamo noi, ma contemporaneamente non riusciamo neanche a impedire agli altri paesi di mandarci lo schifo, che è molto forte, lo schifo che producono altrove. Ecco, lo schifo che producono altrove. Sa cosa mi ha colpito molto? Che questa protesta è anche molto al di là dei nostri confini. Per esempio c'è un posto lontanissimo, che non si direbbe proprio geograficamente, dove c'è una rivolta fortissima, ce lo spiega anche Graziella in sintesi, mi raccomando, l'India per esempio. Cosa sta succedendo in India, Graziella? Sentiamo un attimo, proprio veloce veloce perché il tempo corre, eh? Allora, diciamo che la protesta indiana ripercorre in questo momento temporale quello che succede in Europa, però la protesta degli agricoltori indiani era cominciata un anno fa, poi era stata sospesa e adesso ricomincia. Allora, l'India ha un problema che sono i beni di prima necessità che vengono ora utilizzati, sempre parlando di questa economia sostenibile, per produrre energia e quindi si ritrovano a non avere beni di prima necessità e inoltre sono molto strangolati economicamente. Sempre parlando di riso, per esempio, alcuni paesi hanno vietato la vendita in Europa, quindi adesso non solo non abbiamo le stesse norme a livello mondiale per la produzione, ma avremo anche delle carenze perché i paesi che più o meno sono in linea anche con noi non ce lo vendono più perché se lo tengono, perché altri alimenti vengono utilizzati per produrre carburanti come le cipolle, che per l'India era un bene di prima necessità, e quindi ci troviamo ad affrontare anche altri problemi. Volevo solo aggiungere una cosa, poi mi taccio, rispetto a quello che si diceva della diversità agricola in Europa. Non solo è vero quello che diceva il senatore, ma noi abbiamo un problema. L'agricoltura non si può trattare come se fosse una multinazionale. Io sono tanto felice che il commissario europeo per l'agricoltura ha dato ragione a Lollobrigida per il suo piano italiano di riforma per l'utilizzo dei fondi PAC con il cosiddetto sindacato unico, però non va proprio bene. Perché l'agricoltura non è fatta di multinazionali in Europa ancora, a meno che l'Europa non abbia deciso che le multinazionali devono fare più tutto. Noi dobbiamo salvaguardare quella agricoltura che è un'agricoltura fatta di uomini e di donne. Senatore Centinaio, d'accordo, l'agricoltura non può essere trattata come una multinazionale. Poi abbiamo anche una telefonata. Sono d'accordissimo, perché se noi paragoniamo una multinazionale a un'azienda agricola, che può essere anche un'azienda agricola importante con tanti ettari,
però sono cose totalmente diverse. Io la multinazionale che produce un prodotto ultra trasformato la posso mettere in Italia, ma contemporaneamente la posso portare anche in Nuova Zelanda, pensando all'altra parte del mondo. Un'azienda agricola produce un prodotto di altissimo livello qualitativo e lo produce in Italia, non lo puoi assolutamente portare dall'altra parte del mondo, perché ci sono caratteristiche sociali e soprattutto ambientali, visto che ci riempiamo la bocca con la parola ambiente, ambientali che non ci sono dall'altra parte del mondo. Allora, abbiamo anche una telefonata, prendiamola subito. Chi è in linea? Sì, buonasera, Antonello dal Veneto, dalla provincia di Buonasera, caro Antonello, abbiamo avuto il governatore Zaia il martedì scorso, sì, ci ha seguito? Sì. Buonasera anche al vostro ospite, all'onorevole Centinaio. Al senatore Centinaio, che la sta ascoltando. Sì, al senatore Centinaio, ecco al quale voglio far fare una riflessione a proposito di quello che è successo ieri a Bruxelles. Ovvero, dalle immagini televisive che io ho visto fiamme, fuoco, agenti della polizia con i manganelli. Come mai nessuno si è stracciato le vesti nel vedere questi agenti della polizia con i manganelli, e invece qui in Italia si sono stracciati le vesti quando hanno visto i nostri poliziotti gestire questi facinorosi sinistrati che vogliono creare disordine? Ecco, come mai, onorevole Centinaio? Perché non Chiara, avete... Chiara la domanda, caro Antonello, Chiara. Allora, senatore Centinaio, rispondiamo al nostro ascoltatore. Come mai? Perché siamo in Italia dove è logico che alcuni organi di informazione e alcuni personaggi politici fanno selezione, no? Se c'è un governo di centrodestra che cerca di tenere l'ordine pubblico, non va bene, siamo cattivi, siamo fascisti, siamo nazisti, siamo leghisti della peggior razza. Se invece in Europa cercano di tenere l'ordine pubblico, cosa giusta, io continuo a pensare cosa giusta, e invece fanno bene. Io continuo a pensare che, e lo dico ma in modo non così, non per lanciare degli slogan, ma io sto dalla parte delle forze dell'ordine. Perché se le forze dell'ordine intervengono è perché c'è necessità di intervenire, non se la inventano. Allora, senatore Centinaio, vogliamo chiudere un po' con la politica, perché è vero che siamo in Italia, ma siamo stati anche in Sardegna, tutti noi con i riflettori e con i nostri occhi, e c'è stata questa vittoria di Todde, Alessandra Todde. Allora, stamane ha parlato il ministro Salvini e molto onestamente ha detto si perde e si vince insieme. Il governo è saldo, ha assicurato, ma ha detto anche un'altra cosa che mi ha colpito. Quando cambi un candidato in corsa è sempre complicato. Ora ecco, vorrei che lei insomma ci desse un po' una valutazione di questo voto e soprattutto quello che le chiedo. Cosa ha pesato secondo lei di più? Il voto disgiunto, la territorialità, l'attaccamento al territorio? Ecco, noi martedì scorso abbiamo avuto anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, e lui alla domanda mia precisa sul terzo mandato cosa ne pensasse, e lui ha detto ma certo, quando si cambia in questo modo c'è sempre da dare una grande motivazione, altrimenti il popolo a quel punto può anche insorgere. Ecco, le chiedo questo, come valuta questo nuovo scenario che va un po' delineandosi? E soprattutto la domanda è, c'è una strada aperta adesso per il terzo mandato? Che è un problema, è un tema chiave anche. Ma guardi, io penso che i sardi hanno dato un segnale, che quando i sardi dicono che il resto dell'Italia è il continente, no? Quando nel continente decidono per loro, poi alla fine poi i sardi poi decidono con la loro testa. E c'è anche l'Abruzzo, senatore, il 10 marzo, e Salvini era lì, parlava dall'Abruzzo. C'è ad aprile la Basilicata e poi ci sono tantissimi comuni che vanno al voto a giugno insieme all'Europa. A giugno. Quindi io penso che decidere sulla testa degli elettori nel momento in cui gli elettori e i territori chiedono di contare di più è sempre sbagliato. Cambiare il candidato a due giorni dalle elezioni avete visto poi quali sono i risultati.
continuo a pensare che sicuramente il messaggio che è stato lanciato dagli elettori sardi è quello di dire: non date l'elettore per scontato, perché l'elettore non deve essere mai dato per scontato. E quindi sulla questione terzo mandato io penso sempre una cosa, che perché dobbiamo impedire a un cittadino italiano che si chiami Zaia, che si chiami Bonaccini, che si chiami Di Luca, che si chiami Toti, si può chiamare come volete, guardate, non è una questione politica o partitica, ma perché devo impedire a un cittadino italiano di confrontarsi con il suo elettorato dicendolo ti puoi candidare solamente due volte? E poi in Parlamento ci sono colleghi che sono in Parlamento da quando Gianmarco Centinaio aveva i pantaloncini corti, o c'è gente che è al governo in modo alternato da anni e anni. È una questione di democrazia. Lei pensa, senatore, che la questione terzo mandato si possa riaprire, diciamo, prima di quanto si pensi? Io lo spero. Bene, allora, con questa speranza, diciamo, e con questa franchezza con la quale sempre il senatore Centinaio ci parla, e noi siamo davvero contenti, io sono davvero contenta per questo, io la saluto, la ringrazio, la rinviterò senz'altro a breve per commentare le notizie politiche e quelle propriamente agricole, che sono poi politiche anche sociali. Grazie, a presto. Grazie a voi. Cara Graziella, devo salutarti perché oggi abbiamo sforato tutti i tempi. Tu che dici? Come stai? Cosa pensi? Come finirà? E poi non ci hai dato la notizia sulla guerra. Ce la vuoi dare proprio alla fine? Perché c'è un Netanyahu, cioè, scusami, perdonatemi, un Biden che mentre mangia un gelato dice: ma chissà, forse io mi auguro che lunedì succederà qualcosa per la pace, che ci sarà una tregua. È così? Hamas ha detto che è stata una dichiarazione un po' azzardata, quindi ha frenato gli animi, mentre sembra esserci un accordo sul rilascio dei prigionieri. Il piano è stato un po' diciamo pubblicizzato, adesso vediamo cosa succederà. Ieri in Qatar l'incontro c'è stato tra i leader di Hamas e il Qatar, oggi dovrebbe arrivare anche gli esponenti, diciamo la delegazione del Mossad, e vediamo cosa succede. Comunque Hamas ha detto non ci sono i requisiti, anche perché Hamas chiede una cosa che è impossibile, che è la tregua totale, assoluta, per sempre, quando abbiamo capito bene che Netanyahu, finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi militari, non interromperà i bombardamenti. Gli Houthi, Graziella, c'è una notizia che dà un grande allarme, cioè gli Houthi mettono fuori uso cavi sottomarini, cioè la notizia è che mezzo minuto. La notizia è, diciamo, innanzitutto anche questa da confermare, perché gli Houthi, stranamente, che sono molto solerti nel dire quello che fanno e quello che non fanno, in questo caso non si sono pronunciati. Peraltro aggiungo, esattamente come è successo per il Nord Stream 2 e come è successo per altri cavi marini, che per fare una cosa del genere ci vuole una certa tecnologia che gli Houthi non hanno. Quindi se sono stati loro, hanno avuto un aiutino, e aspettiamo di capire e di avere una conferma di questa notizia che gli Houthi a tutt'oggi non hanno dato. Beh, se fosse vero, è un problema serio, perché queste sono le comunicazioni che arrivano anche in Europa. Poi, ci sono notizie in fibrillazione? C'è qualche notizia che non sappiamo e che deve destare rumore? Importante. Ma diciamo che il Mossad già da tempo ha detto che vuole uccidere il numero uno di Hamas, sì. Attualmente in Qatar, vedremo che succede. Diciamo che sul fronte Israele-Hamas si continua a combattere, anche oggi a Khan Younis ci sono stati dei combattimenti molto forti con dei morti, e ieri per la prima volta dal 2006 è stata bombardata un'area del Libano Sud che non era appunto mai stata bombardata, che è Bebek, che vedremo che cosa succede. E al momento sono, diciamo, tutti fermi sulle proprie posizioni, quindi non c'è un avanzamento dal punto di vista di pace. C'è una catastrofe umanitaria seria, soprattutto a Gaza Nord, e vediamo se questi 2000 camion ammassati ai confini con l'Egitto a Rafah riusciranno in un qualche modo ad arrivare alle persone. E allora noi rimaniamo fermi qui aspettando, pregando in una tregua, sperando in una tregua, perché non c'è un'emergenza umanitaria pazzesca, incredibile, e basta. Dovrebbero dire semplicemente basta. Io vi aspetto martedì, stessa ora, stessa radio, stessa trasmissione. Ciao a tutti, un abbraccio. Un saluto, grazie. Ciao Graziella. Avete ascoltato Pop Economia.